Ho scoperto la crescita personale nel 2018. E con essa la potenza di avere alcuni rituali nella mia vita. Avere dei rituali, nel mio caso intesi come abitudini, è diventato per me veramente fondamentale. Oggi voglio quindi mostrarvi quali siano questi rituali in una mattinata dedicata interamente alla crescita personale. Ovviamente questi sono solo alcuni spunti, ci sono poi altri rituali che svolgo durante il resto della giornata. E i rituali mancanti li vedrete in altri video, perciò se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi a questo canale di crescita personale e di produttività personale per non perdervi più nessun contenuto riguardante questi argomenti. Ma torniamo a noi. Il primo rituale che vedremo oggi è quello dell'alzarmi presto, più precisamente alle 4:30 del mattino. Piccola premessa però, è necessario alzarsi così presto? Assolutamente no. Le ore di produttività, le ore della giornata sono le stesse per tutti. L'unica cosa che a me rende molto più felice e molto più sereno è alzarmi così presto. Ma ai fini di una magari produttività più elevata o di una crescita personale, alzarsi così presto non cambia dall'alzarsi alle 9, alle 10, alle 11, a mezzogiorno. L'importante è che si abbia una buona morning routine, quindi non è tanto l'alzarsi presto quanto l'alzarsi bene. Una buona morning routine è infatti fondamentale per raggiungere buoni risultati, sia a livello di lavoro, di crescita personale, in qualsiasi ambito. Però alzarsi presto, nel mio caso, aiuta molto, ma non sono una di quelle persone che dice che se non ci si alza per forza prima dell'alba, allora non si può essere produttivi o non si possono ottenere risultati. Tutt'altro. Per me però è veramente un ottimo rituale quello dell'alzarmi presto, perché come vi dicevo mi rende più sereno e mi fa essere molto attivo ed energico per tutto il resto della giornata. Giornata in mattinata che poi prevede anche un altro rituale, ovvero il nostro secondo rituale, che è quello del bere un bicchiere d'acqua da appena alzato. Il mio obiettivo giornaliero infatti è quello di bere almeno 2-3 litri d'acqua. Ora che ho ripreso anche ad allenarmi in palestra è ancora più fondamentale per me bere così tanto. Buongiorno ragazzi, oggi colazione al volo con un bel caffè, super necessario, e poi una barretta proteica prima di andare in palestra. Oggi infatti tornerò ad allenarmi e sono contentissimo. Ovvio che non posso fare chissà quali sforzi, però comunque già il tornare in palestra nell'ambiente, cosa di cui appunto volevo parlarvi, è veramente veramente fondamentale. Perciò bevo subito un bicchiere d'acqua e poi passo al rituale successivo, ovvero quello della lettura. Dalle 5 alle 6 del mattino mi dedico infatti alla lettura. Leggo per un'ora, anche se oggi in realtà voglio leggere un po' di più. Sono le 5 del mattino e come ogni giorno dedicherò quest'ora, ovvero quella che va dalle 5 alle 6 del mattino, alla lettura. L'obiettivo è quello di leggere almeno 40-50 pagine, perché in giornata, dato che oggi è domenica e voglio dedicare diverso tempo alla lettura, voglio leggere un totale di 200 pagine. Quindi iniziamo. Apriamo Coronut e andiamo ad aprirci Profondo come il mare, leggero come il cielo, che è il libro che sto leggendo, e andiamo al capitolo 4 che devo ancora ultimare. Ok, siamo pronti. Prendo sempre molti appunti che poi inserisco nel mio secondo cervello, ovvero quello che ho creato su Notion, un enorme database che contiene tantissime informazioni e tutto ciò che apprendo riguardo anche il mio personal brand, la mia attività come creatore di contenuti e anche come life and productivity coach. Alle 6 del mattino poi prendo il primo caffè del giorno dei due totali. Sono le 6 del mattino passate e è arrivata l'ora del primo caffè del giorno dei due totali che ogni giorno prendo. Prima però voglio fare un piccolo riassunto di quello che sto leggendo perché ci sono state due lezioni importantissime, due concetti importantissimi che voglio condividere assolutamente con voi dal libro Profondo come il mare, leggero come il cielo di Gianluca Cotto, che riguarda il buddismo, quindi come lui si è avvicinato al buddismo, parlando anche di quello che è per l'appunto il buddismo, non inteso o almeno non solo come religione, ma anche come filosofia, quindi applicabile anche a chi magari o è ateo oppure professa un'altra religione barra filosofia. Quindi questi due insegnamenti al momento sono che
Volevo parlarvi di questi due insegnamenti, ma in realtà usciranno dei video dedicati ad essi. Per averli dobbiamo raggiungere i 40 like a questo contenuto, quindi mi raccomando, lasciate un like e non appena arriveremo a 40 vi parlerò di questi super insegnamenti che per la crescita personale sono essenziali. E passiamo per ora al prossimo rituale. Per me infatti uno dei rituali più importanti, per ora ne abbiamo già visti diversi. Abbiamo visto il rituale dell'alzarmi presto, che per me è proprio un'abitudine fondamentalissima per essere più sereno, non tanto per essere più produttivo, perché ovviamente le ore al giorno sono le stesse, ma a me proprio alzarmi così presto rende veramente, veramente sereno e felice. Un altro rituale è quello della lettura, quindi ogni giorno cerco di leggere almeno per un'ora, la prima di oggi è già andata, ma oggi voglio leggere un pochino di più. Un altro rituale è quello del caffè, che sto per compiere, mi dà una scarica incredibile, non tanto per la caffeina quanto per il sapore, per il rituale, per il godermi il momento in cui mi bevo il caffè. Poi gli altri rituali li vediamo tra pochissimo. Piccolo consiglio, non prendere il caffè da appena alzato o da appena alzata, ma aspetta almeno un'ora prima di prendere il primo caffè del giorno. Questo infatti va a dare un ottimo boost di energia che, soprattutto se vi alzate molto assonnati e stanchi, può sicuramente aiutare. Anch'io lo prendevo da appena alzato, una volta che invece ho iniziato a prenderlo dopo un'ora è stata veramente tutta un'altra cosa, e vi suggerisco tantissimo di fare così, o quantomeno di provarci per almeno una settimana. Infine c'è l'ultimo rituale, forse il più importante, ovvero quello dell'azione. Il rituale dell'azione infatti secondo me è fondamentale in un percorso di crescita personale, perché senza azione non c'è assolutamente alcun risultato. Ho acceso il PC ragazzi perché voglio iniziare a lavorare, ma la prima cosa che voglio fare è analizzare alcuni dati del mio canale YouTube e del mio profilo Instagram, perché a parte che sono rimasto parecchio deluso e anche arrabbiato dal fatto che mi abbiano tolto l'audio a tantissimi reel che hanno necessitato di veramente parecchio impegno per essere realizzati, data la questione Meta, sia insomma un bel disastro a livello di creazione di contenuti, però ho deciso di viverla in maniera distaccata, è successo, quindi è così, io non posso farci nulla, quindi non ci sto neanche tanto ad esporre o comunque ad arrabbiare, non ne ho quasi parlato sui social, ne parlerò appena oggi e cercherò ovviamente di stare un po' più attento e, diciamo, farò lezione di questa cosa che è successa. Ora però appunto voglio analizzare un pochino di dati, in particolar modo quelli riguardanti YouTube, e qualora non abbiate fatto, tra l'altro vi invito anche ad iscrivervi a questo canale di crescita personale e di produttività personale. Dopodiché vado a realizzare qualche short, qualche contenuto appunto sia per YouTube che per Instagram. Iniziamo. Altri rituali come per esempio l'allenamento, il journaling, lo stare all'aria aperta, la meditazione, una tisana, sono tutti rituali che svolgo durante il resto della giornata, come per esempio nel pomeriggio oppure durante la mia night routine, e questi li vedremo poi in altri video come vi dicevo. Quindi vi ripeto, qualora non l'abbiate fatto vi invito ad iscrivervi a questo canale di crescita personale e produttività personale. Fatemi sapere quali sono i vostri rituali, quelli che prediligete più di tutti, quelli che amate svolgere qui sotto con un commento. Non vedo l'ora di leggerli, quindi mi raccomando vi aspetto nella sezione dei commenti, perché voglio assolutamente vedere quali siano i vostri rituali. Davvero, non vedo proprio l'ora di leggerli, quindi vi aspetto. Intanto grazie mille per la visione e al prossimo contenuto.